Avete udito che fu detto in antico: non commettere adulterio. Chi fra voi mi ha già udito in altri luoghi sa che più volte io ho parlato su questo peccato. Perché, guardate, per me è peccato non solo per uno, ma per due e tre persone. E mi spiego. L'adultero pecca per sé. Pecca per la sua complice, pecca portando a peccare la moglie o il marito tradito, il quale o la quale possono giungere a disperazione o a delitto. Questo per il peccato consumato. Ma io dico di più, io dico non solo il peccato consumato, ma il desiderio di consumarlo è già peccato. Cos'è l'adulterio? È il desiderare febbrilmente colui che non è nostro o colei che non è nostra. Si comincia a peccare col desiderio, si continua con la seduzione, si completa con la persuasione, si corona con l'atto. Come si comincia? Generalmente con uno sguardo impuro, e ciò si ricollega a quanto dicevo prima: l'occhio impuro vede ciò che è nascosto ai puri, e per l'occhio entra la sete nelle fauci, la fame nel corpo, la febbre nel sangue, sete, fame, febbre carnale. Ha inizio il delirio. Se l'altro, il guardato, è un onesto, ecco che il delirante resta solo a rivoltarsi sui suoi carboni ardenti, oppure giunge a denigrare per vendetta. Se è disonesto anche il guardato, ecco che risponde allo sguardo ed ha inizio la discesa nel peccato. Perciò io vi dico: chi ha guardato una donna per concupiscenza ha già commesso adulterio su lei, perché il suo pensiero ha già commesso l'atto del suo desiderio. Piuttosto che questo, se il tuo occhio destro ti è stato cagione di scandalo, cavalo e gettolo lungi da te. Meglio per te che tu sia senza un occhio che sprofondare nelle tenebre infernali per sempre. E se la tua mano destra ha peccato, mozzala e gettala via. Meglio per te essere senza un membro piuttosto che essere tutto dell'inferno. È vero che è detto che i deformi non possono più servire Dio nel tempio, ma oltre la vita i deformi per nascita, che siano santi, o i deformi per virtù, diverranno belli più degli angeli e serviranno Dio amandolo nella gioia del cielo. Vi è anche stato detto: chiunque rimanda la propria moglie le dia libello di divorzio. Ma questo va riprovato. Non viene da Dio. Dio disse ad Adamo: questa è la compagna che ti ho fatto. Crescete e moltiplicatevi sulla terra, riempitela e fatela a voi soggetta. E Adamo, pieno di intelligenza superiore, perché ancora il peccato non aveva offuscato la sua ragione, uscita perfetta da Dio, esclamò: ecco finalmente l'osso delle mie ossa e la carne della mia carne. Questa sarà chiamata virago, ossia altro da me, perché è tratta dall'uomo. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre, e i due saranno una sola carne. E in un accresciuto splendere di luci, l'eterna luce approvò con un sorriso il detto di Adamo, che diventò la prima incancellabile legge. Ora, se per la sempre crescente durezza dell'uomo, l'uomo legislatore dovette mettere un nuovo codice, se per la sempre crescente volubilità dell'uomo dovette mettere un freno e dire: se però l'hai ripudiata, non la puoi più riprendere. Questo non cancella la prima, genuina legge, nata nel paradiso terrestre e approvata da Dio. Io vi dico: chiunque rimanda la propria moglie, eccetto il caso di provata fornicazione, l'espone all'adulterio.
Perché infatti, che farà nel 90% dei casi la donna ripudiata? Passerà ad altre nozze. Con quali conseguenze? Oh, su questo, quando ci sarebbe da dire? Non sapete che potete provocare incesti involontari con questo sistema? Quante lacrime sparse per una lussuria? Sì, lussuria. Non ha altro nome. Siate schietti. Tutto si può superare quando lo spirito è retto, ma tutto si presta a motivo per soddisfare il senso quando lo spirito è lussurioso. Frigidità femminile, pesantezza di lei, incapacità relativa alle faccende, lingua bisbetica, amore al lusso, tutto si supera, anche le malattie, anche le irascibilità, se si ama santamente. Ma siccome dopo qualche tempo non si ama più come il primo giorno, ecco che allora si vede impossibile ciò che è più che possibile, e si getta una povera donna sulla via e verso la perdizione. Fa adulterio chi la respinge, fa adulterio chi la sposa dopo il ripudio. Solo la morte rompe il matrimonio, ricordatevelo. E se avete fatto una scelta infelice, portate le conseguenze come una croce, essendo due infelici, ma santi, e senza fare maggiori infelici nei figli, che sono gli innocenti che più soffrono di queste disgraziate situazioni. L'amore dei figli dovrebbe farvi meditare 100 volte 100, anche nel caso di una morte di coniuge. Oh, se sapeste accontentarvi di quanto avete avuto, e al quale Dio ha detto basta, se sapeste voi vedovi e voi vedove, vedere nella morte non una menomazione ma una elevazione ad una perfezione di procreatori. Esser madre anche per la madre estinta, esser padre anche per il padre estinto, essere due anime in una. Raccogliere l'amore per le creature sul labbro gelato del morente e dire va in pace, senza paura, per quelli che da te sono venuti. Io continuerò ad amarli, per te e per me. Amarli due volte, sarò padre e madre, e l'infelicità dell'orfano non peserà su loro e neppure sentiranno la innata gelosia del figlio di coniuge, risposato per colui o colei che prende il posto sacro alla madre, al padre, da Dio chiamati ad altra dimora.